La presa in carico tardiva dei minori con disturbi mentali da parte dei servizi pubblici è un problema diffuso in Italia, con conseguenze molto serie per i bambini che crescono senza assistenza. Lo dice il neuropsichiatra Francesco Montecchi, che il 25 ottobre presenterà il suo libro Psicopatologia dell'infanzia e dell'adolescenza, percorsi terapeutici, alla seconda giornata precongressuale IDO. Quando una terapia integrata in più aspetti, familiare, individuale, talvolta anche farmacologica, ma chi la fa? Allora sono i privati, ma è giusto che una famiglia, un bambino vada sul privato, ma ci sono tante famiglie che si trovano in situazioni sociali ed economiche così disastrate che non è possibile dirgli vai in professionista privato. Molto di questa utenza, diciamo, della psichiatria infantile la raccolgono il privato sociale, cioè le ONLUS, e lì nelle ONLUS, siccome non hanno fini di lucro, devono soltanto trovare le basi economiche per poter campare, e allora lì le ONLUS, il privato sociale, può anche fare dei progetti terapeutici congrui. L'efficacia del vaccino dell'influenza non è al 100%, lo sappiamo tutti, ma non c'è nessun vaccino totalmente efficace. Abbiamo però una buona effectiveness calcolata da studi internazionali che riportano una risposta di copertura tra il 60 e il 90% per l'influenza B, quella che colpisce maggiormente i bambini, ed è quindi una buona copertura. Lo dichiara Elena Bozzola, segretario nazionale SIP, nel corso della diretta Facebook Come distinguere il Covid-19 dall'influenza. È importante fare le vaccinazioni, è importante farle appunto nei bambini, sia sani tra i 6 mesi e 6 anni, sia bambini che presentano dei fattori di rischio anche nell'età successiva. E il fatto di avere l'asma, il fatto di avere delle cardiopatie, delle patologie appunto polmonari o anche di avere delle febbri ricorrenti, a maggior ragione è proprio un'indicazione a vaccinare, proprio per proteggere questi bambini, per i quali proprio il Ministero li identifica come fortemente raccomandati. Però spenderei solo una parola in più per dirvi che la raccomandazione delle società scientifiche, tra cui quella della Società Italiana di Pediatria, è di vaccinare qualsiasi bambino, nel senso che tutti i bambini possono, a partire dai 6 mesi di vita, possono effettuare la vaccinazione antinfluenzale. È semplicemente una protezione in più che gli diamo appunto nella stagione invernale. La decisione di chiudere le scuole in campagna non va bene perché i contagi non avvengono nella scuola, anzi è il posto più sicuro con norme maniacali per evitare la diffusione del virus. Si rispetta la distanza, ci sono i banchi monoposto, le mascherine, il lavaggio delle mani e ho seguito tanti dirigenti in percorsi eccezionali. Giuseppe Di Mauro, presidente SIPS, commenta così la decisione del governatore della Campania, Vincenzo De Luca. C'è un danno importante nell'interruzione della didattica, soprattutto a discapito dei ceti socialmente più bassi, perché hanno poca possibilità di mettersi in comunicazione, di connettersi, tante famiglie non hanno nemmeno un computer, peggiora e aumenta sicuramente il presente e il futuro anche l'evasione scolastica, che in Campania ha ancora un valore alto. E chi va, diciamo, gli svantaggi maggiori, come al solito, i più fragili, i più deboli, anche di genere, più le donne, e allora non è stata una bella scelta. Il progetto Nascita è un lavoro di ricerca originale che coinvolge la pediatria delle cure primarie e ha lo scopo di monitorare con approccio osservazionale prospettico lo sviluppo fisico, cognitivo e psicologico di una coorte di bambini da 0 a 6 anni per valutare tutti i fattori determinanti che possono interferire. Nel progetto sono stati inseriti 5.132 neonati assistiti da 140 pediatri di famiglia. Lo presenta Federica Zanetto, presidente ACP, parlando di alcune iniziative illustrate nel corso del 32esimo congresso nazionale. È una raccolta sistematica, omogenea, di dati correnti che
il pediatra raccoglie nella quotidianità del suo ambulatorio in occasione soprattutto delle sette visite che sono previste nei bilanci di salute che vengono svolti appunto nell'ambulatorio del pediatra di famiglia. Queste prime analisi ci dicono che il campione è rappresentativo della popolazione italiana nella distribuzione per area geografica. Sono stati analizzati alcuni primi dati. Questo è importante perché significa che in tutto questo percorso che proseguirà in questi prossimi 6 anni, quanto verrà osservato potrà essere trasferito a tutta la popolazione. Nel mondo pediatrico e neonatale, per la scarsità dei casi Covid, non abbiamo dati di alta qualità sulle terapie e follow-up dei pazienti. Non abbiamo ancora capito, ad esempio, se neonati o lattanti presentano un rischio maggiore di forme gravi rispetto ai bimbi più grandi, perché i dati sono discordanti. Così Daniele De Luca, presidente eletto dell'ESPNIC, ha presentato al 74° congresso nazionale SIARTI il lancio del registro internazionale Epicenter per la raccolta di dati epidemiologici certi sulla malattia in età pediatrica e neonatale. Il registro si propone giusto appunto di chiarire quello che ancora non sappiamo, cioè qual è la reale percentuale di casi gravi, che cosa possiamo fare per questi casi, qual è se non la terapia migliore, ma quali sono perlomeno le ipotesi di terapie migliori e in quali tipi di malattia materna l'infezione è più verosimile. E anche, siccome il registro è focalizzato non soltanto sul neonato ma anche sul bambino più grande che può avere l'infezione da SARS-CoV-2 e il Covid, quali sono le fasce di età maggiormente a rischio e naturalmente cercare di capire qual è la terapia migliore che possiamo dare. È un'iniziativa dell'ESPNIC, della Società Europea di Terapia Intensiva Pediatrica Neonatale, e ha più di 100 centri ormai in tutto il mondo che partecipano. Per tutte le notizie consultate il sito dire.it.